Mi vergogno un sacco, non mi ricordo il nome dell'amico di Andrea e del ragazzo che mi ha beccato in live. Perdonatemi. Ciao a tutti amici nerazzurri. Faccio questo video qua dalla macchina mentre il mio amico Lollo, eccolo lì, sta guidando. Ho un freddo pazzesco, le mani che praticamente tremano perché 0 gradi tutto il tempo, quindi comunque sono abbastanza deluso. Siamo delusi, Lollo? Abbastanza, Siamo direi. abbastanza delusi. Perché prendere un gol così all'ultimo minuto praticamente e buttare via 2 punti scoccia parecchio in questa situazione qua, in questo momento, soprattutto con la prossima partita che è contro il Napoli e quindi poteva essere uno scontro per la seconda posizione, invece probabilmente non è così. In ogni caso, ragazzi, questa partita è stata gettata via come tante altre volte nello stesso modo. Vi ricordate che sono venuto a vedere anche scusate, Chievo-Inter ad aprile di quest'anno, no? Ma che sarebbe della stagione scorsa? Gli ultimi 10 minuti Spalletti mise in campo Santon sostituendo Caramo o Rafinha, non mi ricordo, mettendo Santon e passando con la difesa a 3, facendo questo 5-3-2 più che 3-5-2 e rischiammo potentemente anche in quella partita di chiudere con un pareggio proprio gli ultimi minuti. Quella volta ci andò bene, Spalletti non ha imparato la lezione, come è successo invece con altre squadre, sappiamo la Juve e tante altre cose, eh? Niente, e ancora una volta, ultimi 10 minuti, difendiamo il risultato, difendiamo 3-5-2, Perisic a fare l'esterno, D'Ambrosio a fare il terzo centrale, insomma le solite puttanate di sempre. Mettendo Lautaro Martinez, seconda punta, vabbè, che sarebbe giusto il suo ruolo, ma mettendo praticamente tutta la squadra sulla difensiva, perché il cambio di Lautaro Martinez in realtà non è stato un cambio offensivo questo giro, perché hai voluto modificare l'assetto della squadra con la sua entrata in campo, perché hai praticamente spostato indietro tutti quanti gli altri. Prima di arrivare poi alla partita, perché c'è da fare un po' anche un riassunto di quello che ho visto io poi dallo stadio, i giocatori, tutto quanto. Vorrei dire un'altra cosa su Spalletti: i cambi. I cambi che, come al solito, non mi convincono perché sono tardivi, soprattutto secondo me il secondo cambio, no? Io mi aspettavo che Borja Valero entrasse almeno 5 o 10 minuti prima di quando è entrato e che entrasse al posto di Brozovic, per esempio, visto che era spompato, tanto che ha fatto anche un calcio d'angolo dove è scivolato proprio per stanchezza. Lo stiamo spremendo e soprattutto era già ammonito. A un certo punto fece anche un fallo vicino alla nostra area di rigore, mi sembra, che veramente era quasi da giallo, quindi rischiava addirittura di essere espulso e finivamo così la partita in 10. Insomma, queste sono le genialate di Spalletti. Io lì era già da 10 minuti che mi incazzavo, metti Borca, metti Borca, metti Borca, invece ha messo Borca, ma al posto di João Mario, migliore in campo, invece di Brozovic, quindi proprio lui vede le cose a modo suo, ma vabbè, pazienza. Detto questo, la partita, i migliori in campo secondo me João Mario e Nainggolan, considerando il minutaggio che ha fatto e il fatto insomma, che è appena ritornato dall'infortunio. Migliori in campo, credetemi, adesso non so dalla TV cosa abbiate visto voi, ma gli unici che si muovevano costantemente per tutto il campo, anche con grandi triangolazioni di movimento. João Mario non ha sbagliato un passaggio praticamente, non mi ricordo così a spanne un passaggio sbagliato. Quindi qualità, grande qualità che ha sempre avuto questo giocatore, l'ho sempre, sapete, difeso contro tutti, ho sempre detto che fosse una mezzala, da quando ho cominciato a giocare a mezzala con Spalletti, infatti i risultati si vedono, cioè è un giocatore totalmente ritrovato e addirittura non che fa il compitino ma che dà qualcosa in più. Ha rischiato anche più volte di andare a rete. Non ce l'ha fatta, non perché non vedesse la porta o perché ha sbagliato l'esecuzione, ma perché ci è arrivato all'ultimo, i passaggi magari non erano esattamente precisissimi, però i movimenti c'erano, le occasioni le ha fornite alla squadra e se le ha anche costruite lui. Nainggolan, anche lui molto positivo, leggermente meno magari di João Mario, ma molto positivo anche lui. Versalico in crescita e mi fa piacere, si vede la differenza anche proprio dal vivo, si vede la differenza con D'Ambrosio, anche a livello di passo, di gamba, di capacità di portare il pallone. Ecco, a proposito di portare il pallone, parliamo invece del suo connazionale Perisic, che Lollo ha, com'è il possesso, il, non il possesso, il controllo palla di Perisic?
controllo palla di Perisic è come la correttezza sportiva di Felipe Melo. Va bene. No, a parte scherzi, ragazzi, è deficitario, ecco, Perisic per quanto riguarda la tecnica. Ma questo non vuol dire che sia un giocatore scarso o schifoso, perché non è così, bisogna poi saper fare un po' le analisi. È un giocatore funzionale. Secondo me è un giocatore che non deve però giocare con la palla. Cosa intendo? Intendo che il passaggio più incisivo ed efficace di tutta la partita da parte di Perisic è stato un velo. Un velo su Icardi, da cui dopo è nato il gol. Quindi, qual è l'assunto? Che Perisic ha un controllo palla inesistente, non è un giocatore tecnico, è un giocatore però utile quando fa i movimenti, molto utile, poi ripiega, eccetera. Ma i suoi passaggi migliori sono quelli dove non tocca la palla. Molto semplice. E a parte appunto anche qua la provocazione, è bello il gol. Però prima, durante i 30 minuti insomma del primo tempo, ha sbagliato un sacco di palloni. Insomma, non è un giocatore da fraseggio, e lo è molto di più Politano, lo è molto di più anche Candreva, tutto sommato. E Perisic non è quel tipo di giocatore lì. Quindi ritorniamo sempre al punto: più che il giocatore scarso eccetera, magari è un giocatore che non viene utilizzato nel modo corretto, semmai. Quindi io faccio fatica ad andare contro i giocatori, ecco, perché mi sembra che negli ultimi 2 anni che i giocatori che abbiamo diano sempre il massimo, si impegnano, quindi faccio fatica ad andare contro i giocatori, essere anti Perisic, anti Icardi, anti João Mario, perché veramente non se lo meritano. A volte succede che i mister non sanno utilizzarli al meglio. Questa è un po' la sintesi che faccio. Scrivete nei commenti se siete d'accordo, come la vedete. Per quanto riguarda il resto, sui primi minuti De Vrij non al 100%, ma ragazzi, credetemi, faceva veramente freddo. Lollo, ti invidio che avevi i guanti, Maremma, maiala, me li sono dimenticati a casa. Non avete idea. Per farvi le storie, io gli ho rubati una vecchietta, eh. Ok, non è vero, te li sei portati da casa. Non avete idea della fatica per farvi qualche live, qualche roba, le mani gelide, una roba incredibile. Comunque, appunto, dicevo, i primi minuti così De Vrij, e il freddo era veramente forte, probabilmente gelava un po' anche le gambe, i piedi, e perdi un po' di sensibilità, quindi certi errori all'inizio secondo me sono dovuti a questo fatto qua, ecco. Per il resto, tutto sommato, abbiamo giocato individualmente da parte dei giocatori una discreta partita, perché appunto, se penso a Skriniar, De Vrij, comunque dei muri, eccetto quella cosa lì, Versalico, si vede la differenza con D'Ambrosio, credetemi. D'Ambrosio fa il solito colpitino, fa le cose corrette, è chiaro che poi ha i suoi limiti, poi se gioca a sinistra si vedono ancora di più. João Mario e Nainggolan molto positivi, soprattutto João Mario. Icardi, non so anche qua la TV cosa abbiate visto, però credetemi, non ha fatto una brutta partita, si è mosso, poteva fare meglio, si è mangiato 2 gol, mi sembra. Non so come abbia fatto. Uno, soprattutto uno, dove ha scartato tutti e all'ultimo ha sbagliato la porta. Non ho capito benissimo. Vabbè, pazienza, e comunque si è mosso, ha fatto. Politano pure. Ecco, Politano è un giocatore che comunque dà sempre tutto, e probabilmente anche adesso comincia a risentire un po' della fatica fisica, del fatto che ha sempre giocato, che corre sempre un sacco, credetemi, e quindi magari perde qualcosina, era prevedibile. Bisogna saper gestire bene i giocatori, saper fare il turnover quando bisogna farlo. Parlo soprattutto adesso di discorso Perisic, discorso Politano, che sta venendo avanti un po' di affaticamento secondo me, e di Brozovic. Sono molto dispiaciuto di questi 2 punti, mi danno fastidio. Spalletti, c'è poco da fare. Spalletti ha grandi limiti, vederlo mi irrita, perché poi vederlo là con la faccia giù, che passeggia, che a volte non guarda neanche la partita. Porca troia, non guardi la partita! Mi incazzo! Non guardi la partita perché si gira, parla con il collaboratore, e così. E non capisce, i cambi li ritarda. 10 minuti che siamo in sofferenza su un uomo a centrocampo che poi viene puntato. È stato puntato 2 o 3 volte Brozovic, l'hanno saltato con un birillo. Cosa che se fa un fallo è giallo, sei in 10. Cioè, vabbè.
Comunque, nonostante questo, non ci sono i margini per l'esonero ancora, ci sarebbe dai responsabili chiederlo. Però attenzione, perché non voglio troppi passi falsi. Adesso con Napoli magari poi si perde, tutto così, iniziano le crisi, siamo appesi a un filo sempre. Questa cosa mi turba, mi dà fastidio che siamo sempre appesi a un filo. Ecco, questo è un po' il nocciolo, penso, no? Sì. Il sunto, che siamo sempre appesi lì, che no. La cosa che non capisco è la precisione, secondo me la precisione dei passaggi, adesso sì, dei passaggi delle aperture, tutte queste cose. Mario ad esempio è stato precisissimo. Gio Mario è un giocatore di qualità, quindi esattamente, e quindi non so se forse abbiamo dei giocatori che coi piedi non sono precisissimi, però come dicevo, nel momento in cui hai D'Ambrosio a sinistra, Perisic che non è esattamente un giocatore tecnico, hai già la fascia sinistra. Cos'è che avevo detto il primo tempo? Dicevo, ah sì, che la fascia sinistra quoziente intellettivo zero, e quindi era meglio giocare solo a destra e la sinistra tenerla bloccata a fare posizionamento. Vabbè, sì, a parte questo, dai, sono battute che poi uno fa lì per lì. Ragazzi, vi saluto, vi abbraccio forte, un saluto a tutti quelli che anche allo stadio mi hanno salutato, sono venuti lì, ci siamo fatti le foto, quelli che mi hanno aspettato dopo la partita, eccetera. Vi ringrazio tutti, un abbraccio, forza Inter, incazzato ma comunque contento per aver visto l'Inter allo stadio, che è sempre un piacere, e andiamo avanti, cosa volete che vi dica?